EcoShock di Giuseppe Caporale è il primo in ordine di presentazione dei libri del venerdì, il filo conduttore della rassegna Vena Frana, l'amore per la lettura e l'opportunità di ascoltare dal vivo e, perché no, dialogare con gli autori. Nell'occasione protagonisti gli studenti del comitato studentesco dell'ISIS Giordano di Venafro, molto impegnato sulle problematiche ambientali nel territorio della Piana. Giuseppe Caporale, nel suo libro Inchiesta, evidenzia un aspetto che fin qui è sfuggito a molti. Noi lo abbiamo trasformato in una domanda. Perché l'Italia sarà la prima vittima degli effetti nefasti dei cambiamenti climatici? L'Italia e il Mediterraneo sono un hotspot del cambiamento climatico, che in parole semplici vuol dire che sono il punto di crisi del Mediterraneo, perché il Mediterraneo è un bacino chiuso che si sta riscaldando il 20% in più rispetto alla media mondiale del riscaldamento globale. Quindi se tutto il mondo ha un problema... Dunque in Italia, prosegue l'autore, dobbiamo attenderci una maggiore frequenza e intensità di eventi estremi che poi saranno causa di inondazioni molto impattanti e potenzialmente devastanti. Che fare? Abbiamo una scelta: azione collettiva o suicidio collettivo. È l'opzione, in realtà obbligo all'azione, che pervade ogni pagina del libro di Caporale. E dunque, dopo l'incoraggiante riscontro della passata edizione, l'Associazione Culturale Città Nuova riprende gli appuntamenti dedicati all'approfondimento a tutto campo. La rassegna, rimarca la presidente Adriana Iannacone, proseguirà il 17 maggio con la presentazione del libro Corpi estranei, l'ultimo romanzo di Pierpaolo Giannubilo. Il 24 maggio Spazio ai mostri di Giovanni Mancinone, fino al 14 giugno con altri tre appuntamenti.